Liste segrete, Roma, l'Italia e il PD tra politica e vita. Questo è il titolo del libro di Goffredo Bettini presentato nel pomeriggio di ieri nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città del Comune di Salerno. Principale promotore del convegno, il direttore di Fondazione Salerno Contemporanea, Antonio Bottiglieri. Quando abbiamo letto questo libro, ha spiegato nelle prime battute, abbiamo trovato una serie di analogie fra lo sforzo di Goffredo Bettini per Roma e quello del sindaco Vincenzo De Luca per Salerno. Il modello della Salerno di De Luca rispecchia con le dovute differenze il modello di Roma auspicato da Bettini. Ed è lo stesso vice ministro alle infrastrutture e trasporti, nonché sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, a prendere la parola in un intervento attento, ma dai toni nostalgici verso gli anni d'oro del partito. Provo una sensazione di nostalgia verso gli anni 70-80, provo nostalgia per quell'idea e per quella pratica totalizzante del partito, ma che aveva una grande ricchezza. Rimpiango la formazione dei dirigenti di partito. Infine, prima di cedere la parola a Bettini, ironicamente concluso dicendo: in questo clima politico potremmo davvero dare vita alla corrente dei disgustati. Partiamo dal titolo del libro, Carte segrete. Quali sono le carte che in Italia andrebbero scoperte? Non ci sono documenti segreti, non vi illudete, no. C'è il racconto di un'esperienza di vita all'insegna della politica fatta da Goffredo Bettini nella realtà politica di Roma. È stato uno dei dirigenti che hanno influito di più sulla vita del Consiglio Comunale di Roma, sulla scelta dei candidati, Veltroni, Rutelli, Zingaretti alla Regione. E soprattutto un dirigente che sta vivendo un momento di grande disincanto rispetto a quello che è diventato il Partito Democratico e che propone di ricostruire un partito che abbia una scintilla, che abbia la capacità di tenere insieme la povera gente, ma anche i ceti dinamici, moderni dell'imprenditoria, delle professioni, cosa che si è perduta perché si verifica la vita di un partito che è tutta autoreferenziale, tutta segnata dal correntismo, e questo toglie capacità di attrazione e fascino al partito. Uno dei temi trainanti del libro è la presentazione del modello Roma. Secondo lei c'è qualche analogia tra il modello Roma e eventualmente il modello Salerno? C'è un'analogia fondamentale, che è la composizione sociale di Roma, fatte le debite proporzioni. Anche Roma è una città complessa, non c'è una forte identità, non c'è una borghesia consolidata storicamente come a Milano, a Torino. E quindi anche a Roma c'è bisogno di un sovrappiù di politica, nel senso di un sovrappiù di direzione politica. C'è bisogno di dare un'anima alla città. Ecco, questo accomuna le realtà di Salerno e di Napoli. Da noi c'è un vantaggio, per la verità. Il tema delle periferie lo abbiamo affrontato da tempo e credo che lo abbiamo in larga misura risolto. Non c'è in città la differenza fra centro e periferia. Un po' dovunque abbiamo fatto investimenti che hanno dato dignità urbana a tutti i quartieri. A concludere la presentazione l'autore Goffredo Bettini. Partiamo dal titolo, Carte segrete. Secondo lei quali sono le carte che in Italia andrebbero scoperte? Ma Carte segrete è un po' un titolo un po' scherzoso, Carte segrete nel senso le carte segrete per poter vincere, oppure le carte segrete, cioè di episodi che sono poco conosciuti. Però io nel libro sostanzialmente parto dalla crisi democratica del paese, dalla necessità di ritrovare dei canali di rappresentanza che sono andati perduti. Quindi rivolgo anche una critica al mio partito, che è un partito dove prevalgono le correnti, è un'autoreferenzialità molto, molto pericolosa, e faccio una proposta per il congresso di un grande campo democratico che unisca i democratici, che faccia contare nelle decisioni politiche e dia potere agli iscritti. Uno dei temi trainanti, il modello Roma. Che cos'è il modello Roma? Il modello Roma è stata una fase molto importante della vita della città, ormai conclusa. Marino deve aprire il nuovo sindaco, un'altra fase, un'altra storia di questa città, però il modello Roma è stato il tentativo di modernizzare questa città attraverso la giustizia, attraverso la sua internazionalizzazione e attraverso lo sviluppo della cultura. Carte segrete, Roma, l'Italia e il PD tra politica e vita nasce da un dialogo a tutto tondo fra l'esponente del PD e il giornalista Carmine Fotia. Allontanatosi dall'Italia dopo la sconfitta del PD nel 2008, rinunciando a qualsiasi incarico politico e parlamentare, Goffredo Bettini, che di quel partito era stato il coordinatore, torna dall'Oriente e tira fuori dal cassetto le sue carte segrete sulla politica romana, che ha vissuto sempre in primo piano la sua classe dirigente e i suoi intellettuali. In Carte segrete Goffredo Bettini racconta la storia della capitale dalla nascita del modello Roma ai dibattiti sul suo esaurimento, dalla critica alla parentesi negativa di Alemanno al confronto sul futuro di Roma, visto con gli occhi di chi ne è stato
protagonista attivo dalle elezioni in Campidoglio di Francesco Rutelli.